Siamo in collegamento con Maddalena Gissi, segretaria nazionale della CISL Scuola, e con lei oggi proviamo a ricordare la figura di Franco Marini. Franco Marini è scomparso proprio oggi, 9 febbraio, è stato un grande sindacalista, ma non solo. Proviamo a tracciare un suo breve profilo. Franco Marini nasce nel 1933 da una famiglia di modestissime condizioni, era il primo di sette figli. Nel 1950 si iscrive alla Democrazia Cristiana e inizia anche il suo percorso da sindacalista. Gli anni più difficili sono certamente quelli dei primi anni Ottanta. In quel periodo la CISL era diretta da un leader di grande prestigio, di grande fascino, Pierre Carniti. Il 1984 e il 1985 sono certamente gli anni più drammatici. Nell'84 CISL e UIL sottoscrivono con il governo un accordo, il famoso accordo di San Valentino sulla scala mobile. La CGIL è contraria e nel 1984 questo accordo viene, diciamo, sostenuto come da un punto di vista tecnico e scientifico da un grande economista che era Ezio Tarantelli. Ezio Tarantelli proprio era un consulente della CISL. Nel 1985, all'inizio dell'anno, Tarantelli viene barbaramente assassinato dalle Brigate Rosse. E poco tempo dopo, Franco Marini diventa segretario nazionale della CISL. Quindi sono anni veramente terribili. Nel 1991, intanto, nella Democrazia Cristiana c'è una svolta importante. Muore Carlo Donat-Cattin e Franco Marini diventa il leader della corrente di sinistra della DC, Forze Nuove, che era stata la corrente proprio creata da Carlo Donat-Cattin. E poco dopo, mentre ancora era segretario nazionale della CISL, viene chiamato da Andreotti per far parte del governo ed entra nel governo come ministro del lavoro. A questo punto inizia quindi una sua seconda fase, cioè inizia la sua vita da politico. Nel 1994 diventa segretario del Partito Popolare, si candida successivamente alle elezioni europee, diventa anche europarlamentare. Nel 2006, ultima fase della sua vita politica, diventa presidente del Senato, quindi uomo delle istituzioni, e resta uomo delle istituzioni fino al 2008. Questa in estrema sintesi la vita straordinaria di un uomo che ci ha lasciato proprio oggi. Allora, a Lena Gissi io farei questa domanda. Ho citato un po' queste tre fasi della vita di Franco Marini. Io ti chiederei, a tuo parere, quale di queste tre fasi rappresenta di più l'uomo e la sua storia? Grazie, grazie Reginaldo anche per questo ricordo, un ricordo molto forte, molto importante per tutti noi, come cittadini italiani, ma anche per noi come cislini. È difficile immaginare qual è il periodo che può essere stato, diciamo, svolto da Marini con maggiore intensità. Un uomo che ha dato tutto al mondo sindacale, al mondo politico e al mondo delle istituzioni, non si è risparmiato mai. Un uomo integerrimo anche, di grande profilo. Io preferisco pensare al primo periodo, l'uomo sindacalista, l'uomo che ha vissuto un'esperienza personale molto importante. Di origini umili, una famiglia che chiaramente ha aiutato questo figliolo una famiglia molto numerosa, a studiare, ad andare avanti con degli studi presso un liceo, e poi un percorso nella nostra organizzazione accanto al nostro padre fondatore, la conoscenza con Pastore, la formazione presso il centro studi. Rapporto nei nostri uffici vertenza, l'uomo del front office, l'uomo del bisogno della conoscenza dell'altro, dell'accoglienza del problema dell'altro. Quindi è stato per noi fondamentale proprio per questa sua capacità.
una capacità che poi ha saputo riportare nella politica. Consideriamo che quando si è candidato è stato il primo degli eletti a livello nazionale nel 92, quindi quelle grandi figure storiche che riuscivano a tenere dal palco migliaia e migliaia di persone non conoscevano sicuramente la preoccupazione di un voto attraverso un click che ti porta con 70 voti anche in Parlamento. Faccio così una battuta perché c'è una differenza abissale tra chi ha creduto nella politica e nelle istituzioni con me una parte fondamentale della propria vita. E poi è l'uomo che ha portato nella nostra organizzazione un grande riconoscimento anche in termini proprio di rapporto con le istituzioni. L'autorevolezza di Marini, il riprendere il grande principio di contrattazione, di negoziazione, di partecipazione attiva che Pastore aveva ampiamente tracciato fondando la CISL, noi lo abbiamo visto realizzato attraverso la mediazione. Un uomo come Marini, che da segretario CISL ha avuto la soddisfazione di sottoscrivere un contratto per la scuola, all'epoca non era la sottoscrizione di un contratto perché gli incrementi stipendiali arrivavano per DPR, c'era il D399 dell'88, con 550 mila lire, e all'epoca c'era un ministro Cirino Pomicino. Ed è anche importante ricordare una figura storica, emblematica, quando il suo confronto è stato con le altre organizzazioni sindacali. Ha tentato di recuperare, ha recuperato dei rapporti che si sono per molti versi interrotti o perlomeno si sono anche dovuti confrontare in un momento storico complesso, come hai preannunciato, però sempre con uno stile moderato e di mediazione, sempre uno stile che noi consideriamo fondamentale nel nostro DNA. L'essere riformisti non lo facciamo apparire come slogan, come oggi avviene, ma lo consideriamo un elemento necessario se vogliamo identificarci con la nostra organizzazione. Senti Elena, c'è un particolare sul quale però vorrei ritornare. 1984, accordo sulla scala mobile. Fu un accordo drammatico perché su quello si spaccò, si ruppe l'unità sindacale. In quel momento Marini non era il segretario della CISL, come abbiamo detto, il segretario era Pier Carniti, ma sicuramente Marini aveva già un ruolo importante dentro il sindacato. Secondo te questo come va a letto a distanza di più di 30 anni? Diciamo che questo è il momento della nostra organizzazione che ha visto la distinzione tra due aree, un'area più movimentista, legata anche a con forti legami sociali di Pier Carniti al mondo del lavoro, a un posizionamento più battagliero, e l'area cattolica, che non era certamente più dimessa, che appartiene alla storia di Marini. Il fatto che ci sia stato lo strappo è chiaramente frutto anche delle pressioni politiche. Marini ha da sempre, ma anche Pier Carniti non lo ha mai abbandonato, esaltato l'autonomia da qualunque tipo di ingerenza politica, e l'aver voluto sottoscrivere un accordo che in quel momento rappresentava un'esigenza reale. Noi siamo andati incontro alle tante monetine, lo ricordano un po' tutti i bulloni. Io lo ricordo da ragazzina di scuola media e me lo raccontavano perché in piazza mio padre
tornava dalla piazza e mi raccontava cosa era successo in piazza. Quindi posso anche avere dei ricordi, diciamo, un po' più parziali, più che di scuola media, scuola superiore, ma ancora non ero pienamente inserita in un'attività di natura politica. E credo che Marini abbia raccolto l'eredità di Pier Carniti, al quale dobbiamo una stagione molto importante della nostra organizzazione, ma abbia utilizzato l'esperienza di Pier Carniti per ritentare, riportare il sindacato come luogo, come soggetto fondamentale per le relazioni industriali, cosa che per alcuni versi si rischiava di disperdere proprio a seguito dei rapporti non sempre lineari con la politica. Bene, ringraziamo Maddalena Gissi, segretaria nazionale della CISL Scuola, per questo bel ricordo di un personaggio che sicuramente rimarrà nella storia di questo paese, nella storia del sindacalismo e nella storia delle istituzioni. Grazie ancora. Grazie, grazie Reginaldo.